C'è un po' di trambusto nel pollaio. I polli si stanno sfidando ad una gara all'ultima penna. Vediamo un po' come si gioca a spenna al pollo, un gioco che coinvolgerà anche i fratellini più piccoli. Zacche spenna al pollo è un gioco da 2 a 4 giocatori. Adatto dai 4 anni in su. È un gioco di Klaus Zock e la durata di una partita è 15-20 minuti. In Italia è distribuito da Simba. Si tratta di una folle rincorsa dove la memoria sarà molto importante. Vediamo cosa c'è nella scatola. Ci sono tessere ovali che andranno a costituire il percorso di gara. Tessere ottagonali che richiamano i disegni di quelle ovali. Quattro grossi polli di legno e le loro codine. Cominciamo a giocare. Come prima cosa si mischiano le tessere ottagonali e si dispongono a faccia in giù al centro del tavolo. Dopodiché posizionate intorno le tessere ovali. Queste costituiranno il percorso di gara. Prestate attenzione perché lo stesso disegno è riportato su più tessere, quindi cercate di distanziare le tessere uguali. A questo punto ogni giocatore prende il suo pollo e inserisce la sua coda e lo posiziona su una tessera del percorso. I polli devono essere equidistanti fra loro. Il primo giocatore è il pollo più giovane, nel nostro caso è il pollo verde. Per muoversi, il pollo verde dovrà girare una delle tessere ottagonali al centro del tavolo. Poiché la tessera ottagonale girata è uguale alla tessera ovale successiva a quella su cui sta il pollo verde si sposta su quella tessera. A questo punto il pollo verde può girare di nuovo a faccia in giù la tessera scoperta e poiché ha indovinato la precedente, ne può girare un'altra. Polo verde è molto fortunato, ha trovato nuovamente la carta giusta e può proseguire. In questo caso la tessera girata è diversa dalla tessera ovale successiva, per cui il turno del polo verde finisce e tocca al polo blu, che si muoverà nello stesso modo. Dopo un po' di turni, il pollo verde ha raggiunto il pollo blu. Per poter proseguire lo deve sorpassare. Per sorpassarlo dovrà girare la carta ottagonale uguale alla tessera ovale davanti a quella del pollo blu. Poiché il pollo verde si ricordava benissimo dove fosse la tessera col fiore, ha girato la tessera giusta. Sorpassa il pollo blu e gli ruba la coda e la inserisce nel suo pollo. È possibile sorpassare più polli in una volta sola. L'importante è sempre scoprire la tessera ottagonale uguale alla prima casella ovale libera. In questo caso, il pollo che sorpassa prende tutte le code dei polli sorpassati. Il pollo verde ora può sorpassare il pollo giallo. Gira una tessera ottagonale, sorpassa e ruba la penna gialla. Il pollo verde ora ha tutte le penne disponibili sul tavolo e quindi è il vincitore. Quindi, come avete visto, regole semplici, setup semplice, tutto quello che è richiesto è giusto un pochino di memoria. E forse, forse in questo gioco
i più avvantaggiati sono proprio i bambini, perché diciamocelo, a noi la memoria comincia un po' a vacillare. È un gioco veloce che permette di mettere al tavolo i bambini più piccoli, ma che non annoia neanche i più grandi. Diciamo, è un memory un po' avanzato che comunque permette di divertirsi tutti insieme intorno allo stesso tavolo. Poi i materiali di questo gioco sono veramente fantastici. Come avete visto, i polli di legno sono grandi, sono solidi, quindi anche i bambini più piccoli non faranno fatica a maneggiarli, non è necessaria una grandissima manualità fine. Insomma, potete tutti sfidarvi in una lotta all'ultima penna. Ringrazio tantissimo il mio piccolo aiutante, che è stato fondamentale per la realizzazione di questo video partecipando come giocatore verde. Vi ricordo che sul blog vi spiego un po' più nel dettaglio cosa c'è nella scatola e quali sono le abilità richieste e quelle che si possono sviluppare. Qua sotto trovate tutti gli indirizzi e il pulsante iscriviti per non perdervi le prossime puntate. Allora, alla prossima volta e al prossimo gioco! Thank you.